La pace di Cristo e risorto sia con tutti voi. Un caro saluto di benvenuto nella gioia e nella fraternità al carissimo Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassanova Ionio, in un giorno molto particolare per questa comunità e per te, carissimo Don Francesco. Oggi sappiamo che è il terzo anniversario della consacrazione episcopale che abbiamo vissuto, lo ricordiamo bene tutti in piazza, nella piazza antistante del santuario. È stato un giorno memorabile, credo, per tutta la comunità della nostra chiesa locale, in modo particolare per questa città. E poi oggi viviamo nella beatitudine la conclusione di questa stazza dell'immagine di San Michele Arcangelo, che è qui intitolata anche la confraternita della nostra città, che come ben sai è nata proprio in questa chiesa, esattamente nell'aprile del 1718, e i fondatori di quella confraternita sono sepolti qui, in un cappellone di questa chiesa. E quindi quest'anno l'amministrazione, i confratelli, hanno voluto vivere il momento iniziale della festa, con la novena che inizierà domani nella loro chiesa, vivere questo momento iniziale qui in questa chiesa. Noi siamo grati perché è stata un'occasione per noi, per un bagno di storia, ma anche per un bagno di santità nell'immagine, nella figura così bella di San Michele Arcangelo, che ci aiuta a riscoprire la comune chiamata la santità, che anche Papa Francesco ci ha richiamato proprio pochissimi giorni fa con quel bel documento che ha donato alla Chiesa. In Michele ci sentiamo difesi, accompagnati dal Signore, scopriamo in Lui il primato di Dio e ci sentiamo sostenuti nel cammino di santità. Grazie di essere in mezzo a noi. Ringrazio e saluto anche Don Paolo, padre spirituale della confraternita, Don Vito, padre di Santi Medici, e Don Simone, un amico della diocesi di Roma che oggi si trova qui di passaggio. A Don Simone che ho conosciuto questa sera, ma un abbraccio a ciascuno e ciascuna di voi che siete qui per condividere il grande mistero della nostra fede. E nell'elemento di grazie, questa sera diciamo grazie a Dio per questo terzo centenario della confraternita di San Michele Arcangelo. Diciamo grazie a Dio per il dono dell'episcopato che mi ha fatto 3 anni fa, ma penso che ciascuno e ciascuna di noi questa sera può dire di sua grazia a Dio per le ragioni che appartengono al cuore, alla vita interiore, alla vita dello spirito. Al di là delle difficoltà, al di là delle contraddizioni di ciascuno di noi, penso che c'è una parte di noi che non può non elevare a Dio il suo rendimento di grazia. Ne facciamo sintesi questa sera e deponiamo tutto su questo altare, dove tra poco si celebrerà ancora una volta il memoriale della passione, della morte e della risurrezione di Cristo. Che questo mistero ci trasfiguri e, una volta trasfigurati, possiamo abitare il mondo attraverso la trasfigurazione di Cristo. Per celebrare degnamente questi misteri ci riconosciamo. Venuti ad Antiochia dalla Fudeta, insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per questa questione. Essi dunque, provveduti del necessario della Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della setta dei farisei che erano diventati credenti, affermando: è necessario
necessario circonciderli e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Parola di Dio. Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore. Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni calcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni calcio che porta frutto lo vota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il calcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i calci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il calcio e secco. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Il cardinale arcivescovo di Milano, che fu a mio avviso una delle personalità più illuminanti e illuminanti del Novecento, direi europeo, sul versante cristiano, mi riferisco a Carlo Maria Martini, per testamento volle che fosse scritto così sulla sua lapide: lampada ai miei passi è la tua parola, Signore. Lui fu un uomo sedotto dalla parola, che si formò alla scuola della parola, e lui invitava ogni suo confratello, sia presbitero che vescovo, ad abitare la parola. Ogni qualvolta c'era la proclamazione di un testo biblico, invitava a fare casa, a prendere familiarità con la parola, perché la parola è luce, è la parola che dà senso a tutti i pellegrini e a tutti i mendicanti a ricerca di un senso da trovare nella vita. E penso che questa sera la parola di Dio
poc'anzi proclamata, ci aiuta a dare senso, a dare significato agli eventi di cui questa sera noi facciamo memoria. Una memoria che possa diventare memoriale, un memoriale che possa diventare apertura al futuro. Perché non c'è futuro se perdiamo la memoria, non c'è futuro senza memoria e senza custode del passato, non c'è il presente nel futuro se noi censuriamo il passato. E allora abitiamo per qualche momento la parola. Una parola, quella di questa sera, che a mio avviso ci aiuta a rispondere a tre grandi questioni, che sono sempre tre grandi questioni di ogni tempo. La prima, che cos'è il cristianesimo? La seconda, quale stile e quali scelte una chiesa nel tempo e nella storia deve fare? E poi l'uomo, che siamo ciascuno di noi. L'uomo chi è? Chi sei tu, uomo, ieri, oggi e forse anche domani? L'amore di Dio fa luce proprio su queste tre questioni. Partiamo dal Vangelo. Un Vangelo che abbiamo già ascoltato domenica. Un Vangelo che è tratto dal cosiddetto libro degli addii. Siamo ancora nel cenacolo, Gesù ormai è cosciente che di lì a poco sarebbe stato ucciso, avrebbe dovuto subire la congiura dei poteri che l'avrebbe portato alla morte violenta, e l'Evangelista Giovanni dal capitolo 15 al capitolo 17 custodisce le ultime parole di Gesù, le paraclisi, cioè le esortazioni, cioè i discorsi che Gesù ha consegnato ai suoi prima di lasciarli fisicamente. E nel testo che poc'anzi abbiamo ascoltato abbiamo una bellissima autorivelazione, autointerpretazione di Gesù. Gesù si autorivela, si autointerpreta come la vite vera. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Il verbo dimorare, il verbo rimanere, che traduce il verbo greco menein, che significa colui che organizza la sua vita su un fondamento. Il verbo dimorare significa colui che costruisce la sua esistenza su qualche cosa o su qualcuno. Gesù ci dice che la misura in cui la nostra vita è organizzata, è costruita, ha come fondamento lui, la sua persona, la nostra casa, la nostra vita, la nostra esistenza, non sperimenta in un senso il vuoto, lo smarrimento, la sterilità. Ma tutte... Il cristianesimo non è una filosofia. Il cristianesimo non è una teoria bella o buona sulla vita. Il cristianesimo è l'incontro con una persona. L'esperienza cristiana è un rapporto, una relazione, è un fare casa, è un fare domicilio con Gesù. Il cristianesimo è una persona, è una storia concreta. E quando l'uomo di ogni tempo incontra questa storia, quando una persona incontra Gesù, lo sguardo della vita di questa persona cambia. La sua Gerusalemme del 3 maggio 2015 a mio avviso ci aiuta a scoprire quando inizia questa relazione fra il tralcio e la vita, tra noi e Cristo. Dice Papa Francesco:
Innestati con il battesimo in Cristo, abbiamo ricevuto da Lui gratuitamente il dono della vita nuova e possiamo restare in comunione vitale con Cristo. Occorre mantenersi fedeli al battesimo e crescere nell'amicizia con il Signore mediante la preghiera di tutti i giorni, l'ascolto e la docilità alla sua parola, leggere il Vangelo, la partecipazione ai sacramenti, specialmente all'Eucaristia e alla riconciliazione. Per cui questa circolazione tra la vita e i calci, tra Gesù e noi che inizia col battesimo, è una circolazione però che ha bisogno di essere continuamente irrorata. Ecco l'importanza della preghiera, della vita interiore, della vita secondo lo Spirito, della lezione divina, del Vangelo, della preghiera, della liturgia, dei sacramenti. Lo stile di una comunità cristiana, lo stile di una confraternita, lo stile di ogni movimento cristiano e ci fa capire il metodo della vita cristiana. C'era un problema all'inizio della cristianità, soprattutto quando c'è il passaggio dall'ebraismo al cristianesimo, quando gli ebrei si convertono alcuni al cristianesimo. Bisogna o non bisogna fare la circoncisione, che per i ebrei era il segno dell'identità, non soltanto fisica, quasi biologica, ma era il segno dell'identità di un'appartenenza ad un popolo, il popolo di Israele. Per noi può sembrare una sciocchezza questo problema, ma guardate un po' l'intelligenza della prima Chiesa, la sapienza della prima comunità cristiana. Esiste uno stile che caratterizza i primi cristiani quando viene fuori un problema. Questo stile ce lo stiamo chiamando in continuazione. Tutte le volte in cui il Papa ci incontra anche a livello interpersonale dice: mi raccomando, abbiate la libertà del cuore, abbiate la parresia, abbiate la franchezza del cuore. Ecco, questa è una comunità che dinanzi a un problema serio su cui già si poteva rompere la prima comunità cristiana, discutono, si confrontano. Noi stiamo facendo tanto chiasso nella Chiesa e fuori dalla Chiesa per l'ottavo capitolo della Amoris Laetitia su una questione che è oggettiva. Penso anche a questa comunità, carissimo don Gianni, ci sono delle coppie risposate. Che si fa? Eternamente non si dà la comunione. Che si fa? Nella prima comunità c'è il problema della circoncisione. Oggi c'è questo grosso problema a livello pastorale. L'indagine ultima sociologica delle chiese del sud dicono che il 70% delle coppie che si sposano in chiesa si lasciano e il 50% si risposano. Che fare allora? Che fare? Un problema serio, non si può banalizzare, non si può essere superficiale. Ma quando Papa Francesco nel capitolo 8 della Amoris Laetitia ci dà un metodo, ci dà il metodo esattamente richiamato nel libro degli Atti oggi. Nella parte finale si dice: allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Il verbo esaminare traduce in greco dokimazei. Voi sapete molto bene che dokimazei significa discernimento. Ecco, la prima comunità cristiana rispetto a certe questioni non si chiude. Ma che cosa fa? Dialoga, si confronta, si interroga, prega, medita. Addirittura per il problema della circoncisione, e non soltanto per quel problema, nasce il primo concilio della Chiesa a Gerusalemme. Quando in una comunità ci sono i problemi, non bisogna far finta che i problemi non ci sono, ma bisogna avere una franchezza, libertà di darsi un metodo, il discernimento, il sentimento di gratitudine. Voi per 300 anni di storia che non dovete cullarvi sul passato, ma dovete aprirvi al futuro e dovete cercare di capire che cosa lo Spirito oggi chiede attraverso il discernimento comunitario, che cosa chiede a voi oggi per essere confraternita del presente e del futuro. Anch'io oggi sperimento dentro di me un sentimento di gratitudine al Signore per il dono che mi ha fatto, un dono che cerco di scoprire quotidianamente. Non si nasce cristiani, si diventa cristiani.
Non si nasce presbiteri, si impara a diventare presbiteri. Non si nasce vescovo, si impara a diventare vescovo. Io questa sera vi chiedo un grande dono. Pregate per me, ma vi dico perché dovete pregare per me. Perché io sia un vescovo fatto popolo, che non è un'espressione retorica, eh? Un vescovo fatto popolo significa un vescovo che sta in mezzo alla gente, che sta in mezzo al suo popolo, che sta avanti al suo popolo, che sta accanto al suo popolo, che sta dietro al suo popolo. Perché il rischio di un vescovo, come il rischio di ogni persona che esercita un ruolo istituzionale, è di diventare funzionario e di perdere la dimensione carismatica del suo ministero. Questo accade ad ogni persona che esercita un ruolo dentro la Chiesa e fuori la Chiesa. Vi chiedo di pregare per me perché io sia un vescovo fatto Vangelo, che diventi la mia vita una bella notizia, che io faccia il meno possibile degli errori per non far fare cattiva figura a Gesù, per rendere Gesù sempre più credibile e più autorevole. E vorrei essere un vescovo che, generato dalla carità, io sia il vescovo della carità. Per questo mi sono dato, nella settimana che ho vissuto con gioia ma con tante lacrime, quando dovevo pensare a cosa stava accadendo e cosa sarebbe accaduto lì a poco, mi sono dato questo motto, che è stato la seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi: Caritas Christi, urget nos. Non soltanto perché il mio nome è Francesco Di Paola, che è il santo della carità, non soltanto perché andavo in Calabria, dove San Francesco Di Paola di per sé è il santo che si impone all'attenzione di tutti i calabresi, ma perché quando nella vita si fa la scoperta che Dio in Gesù nello Spirito ti ha amato, senza che tu meritavi di essere amato, allora la tua vita non può che diventare amore. L'amore ti spinge, l'amore ti abbraccia, l'amore ti seduce, l'amore ti coinvolge. Io vorrei essere un vescovo di carità, amato, perché io sono stato completamente amato e grazie all'amore di Cristo mi sono salvato. Anche io vorrei essere strumento di amore per il mio popolo che mi è stato affidato, per i 22 comuni che costituiscono quel lembo di terra bellissimo che è la Calabria, ma una terra sfigurata dai poteri più criminali. Ecco, io vorrei che voi pregaste il Signore Gesù perché io sia così, perché svolga così il mio ministero di vescovo, perché non venga meno alla fiducia che il Signore ha avuto nella mia vita. E a voi, cari amici della confraternita, io vi auguro che voi possiate testimoniare nel qui ed oggi di questo mondo, possiate testimoniare che San Michele Arcangelo, che anche nella mia vita ha avuto un compito educativo meraviglioso, anch'io ho sperimentato la presenza di questo angelo. Quando ho letto il libro di Massimo Cacciari, L'angelo necessario, ho capito come è necessario l'angelo nella vita di ogni credente. Ora, carissimi amici della confraternita di San Michele, testimoniate che l'angelo c'è, gli angeli ne abbiamo bisogno, perché gli angeli ci aiutano a capire il primato di Dio nella nostra vita. E a tutti vi permetto di augurare, con le stesse parole che scrisse un grande, veramente un grande magistrato giovane, io ho avuto la gioia di incontrare, quando ero impegnato in Libera, ho avuto modo di incontrare i genitori, mi riferisco al Livatino, il quale Livatino era solito dire così,
ed è questo l'augurio conclusivo che io faccio a me, alla confratella San Michele, ma a ciascuno di noi, ai miei confratelli. Diceva il giudice di Latino, alla fine della vita non saremo giudicati se siamo stati credenti, ma se siamo stati credibili. Oggi il tempo ci chiede credibilità e solo la credibilità genera l'autorevolezza. Auguri a tutti. Divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendetelo e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Vescovo Francesco che presiede questa Eucaristia e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a mettere a godere la luce del tuo corpo. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Atanasio, San Michele Arcangelo, San Francesco di Paola e tutti i santi che in ogni tempo ti furono creduti. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Facciamo ora nostra la preghiera della fraternità, la preghiera della inclusione sociale, la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri beni, come noi dimentichiamo i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace di Gesù, il risorto, qui vivente e presente, sia con tutti voi. Lo spirito del Cristo risorto, datemi un segno di pace.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Persone che sono cresciute in mezzo a noi, ma che non hanno la cittadinanza formalmente, è come se ce l'avessero, magari la vorrebbero, che intervistano alcune autorità locali sui temi della vita nostra, della vita solita di Cassano Leone. È davvero una gioia averti in mezzo a noi e speriamo di poterlo ripetere prossimamente. Lo dico con tutta sincerità, perché è davvero... ascoltarti e ascoltare tu che ci spezzi la parola è un dono di grazia. E di questo rendiamo grazie prima di tutto al Signore.
quello che ci hai chiesto ci impegniamo a farlo, lo stiamo facendo, cerco di pregare per te e per la Chiesa che il Signore ti ha affidato. E naturalmente siamo certi che anche tu farai questo per noi. I migliori auguri alla tua fratella San Michele per questo terzo centenario. E ci disponiamo a ricevere la benedizione del Signore. Ringrazio voi sempre per la bella e festosa accoglienza. Chiaramente è stato sempre molto bello qui, nonostante le difficoltà, nonostante qualche incomprensione che ci sta sempre nella vita, no? Quasi non ci fossero. Abbiamo condiviso una bella esperienza. Ora è iniziata durata 3 anni fa, se tu maggio di 3 anni fa, entravo nella diocesi di San Maiorio. Veramente pregate molto per me, perché le sfide sono tante, ma sono anche molto molto belle. Stiamo facendo tutto un lavoro pastorale, stiamo ripensando alle sessioni cristiane che saranno fatto la rivoluzione delle sessioni cristiane l'anno scorso, abbiamo ripensato alla famiglia come soggetto dell'evangelizzazione. Adesso dovremo 2 anni con il sinodo diocesano, avendo per tema la comunità e i giovani al centro con la famiglia della comunità. Abbiamo tante sfide, tra 2 settimane metto su un'associazione che si chiama Arete, che è una scuola, che sarà una scuola di formazione permanente sulla cittadinanza responsabile. Solo nella mia zona ci sono 34 logge massoniche, delle quali 28 sono in mano ai draghi cristiani. Ma questo non ci spaventa, perché io ho capito e sto capendo sempre di più che la Calabria ha bisogno del Vangelo. Vangelo senza se, senza interpretazione, il Vangelo. E la Calabria ha bisogno della spiritualità e tanta preghiera. Nel mio paese c'è un'usura che voi neanche ve la immaginate, ha vinto l'usura cieca, ve lo posso dire per esperienza che ho fatto per 1 anno. C'è pizzo su, però c'è fame di Vangelo, c'è un grande desiderio di Vangelo. Ora, quando porti il Vangelo, ieri mattina ho fatto un'esperienza a Castruire, c'erano 100 persone all'Alte Castello. E poi la gente non vuole venire dall'altro, vuole stare con te. Questo è molto bello, no? Ecco, lì c'è, no, anche una bella attenzione nei confronti del vescovo, della figura del vescovo, come figura autorevole sul territorio. Il Signore mi ha voluto lì, un perché ci sarà, un senso ci sarà. Ora questo è bello, scoprire ogni giorno la gioia di essere lì a condividere il Vangelo e la vita con le persone che mi sono affidate. Questa è una scoperta che sto facendo. Ecco, per questo ho insistito questa sera anche sulla gioia. La gioia viene dall'incontro con Gesù. Oggi posso dire senza retorica che Gesù è la mia vera gioia, anche quando c'è un momento difficile, un momento semplice, quando non dormi di notte perché devi risolvere certi problemi grossi, no? Però c'è una serenità di fuoco che non viene da te, ma viene da colui che ti ha mandato da te. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace.
qua devono portare, da domani si fanno la novena. No, no, da qui no. No, 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 non come il giorno. Il vertice deve andare in protezione. Il vertice, non domenica l'altro. E poi un po'